tutti, bentornati sul mio canale. Allora, come ogni mese arriveranno i super top del mese, ma oggi invece parliamo dei flop, proprio flop. Stavolta ho un flop high end che veramente veramente. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi, che è LabCare. Sapete che io adoro LabCare, ve ne parlo sempre, e siamo ormai vicinissimi alla festa della mamma. Potevano non fare qualcosa per noi? Ebbene sì, hanno fatto il cofanetto per la festa della mamma, super conveniente, super carino da regalare e, perché no, da regalarci. Ma questo è un altro punto. Che cosa contiene il cofanetto della festa della mamma? Ora ve lo mostro. Abbiamo il Botox Like Booster Filler, il siero specifico rughe di cui tra poco vi parlo, e poi abbiamo l'Eye Cream Hyaluronic Acid Complex. Allora, sapete cosa faccio? Prendo tutte le caratteristiche tecniche anche della promo e torno subito da voi. Due prodotti full size. Dunque, il cofanetto costa 19,90 euro e quindi già risparmiate 5,60 euro, ma in più abbiamo il nostro codice sconto. Infatti con il codice Giulia15 avrete il 15% di sconto su tutto, che spendendo almeno 49 euro passa al 30% e passa anche sul cofanetto. Dunque, il contorno occhi è un contorno occhi con acido ialuronico a ben 5 pesi molecolari diversi, effetto super rimpolpante, senza profumo, dermatologicamente e oftalmologicamente testato, nickel tested, quindi chef kiss. E tra l'altro, stavo guardando, abbiamo anche una piccola quota lipidica data dal girasole, dal capril trigliceride, poi abbiamo anche la vitamina E, il mirtillo che è fantastico per la circolazione, poi abbiamo lo ialuronico come se piovesse, abbiamo la niacinamide e anche qualche estratto, quindi è veramente una gran bella formula. E abbiamo il filler Botox, di questo vi ho fatto la presentazione quando uscì, è un prodotto specifico per quanto riguarda rughe, informazione formate e solchi, che sono le rughe più profonde, quelle che proprio fissate. Abbiamo acido ialuronico, argilerine, che è un attivo che viene chiamato Botox Like, che è un complesso peptidico brevettato. Poi abbiamo un fermentato da estratto marino che viene definito Skin Trainer, e poi che appunto è derivato dall'alga rossa che si chiama Capaficus alvarezzi, è impronunciabile comunque. E anche qua nickel tested, dermatologicamente testato, ed è un prodotto veramente molto molto valido. Anche la sua crema viso non è nel cofanetto, ma se volete fare il trattamento completo, ve ne ho già parlato, è un prodotto da subito molto levigante, avete proprio questa bella azione anti-aging. E ripeto, LabCare è un marchio low cost con dei prezzi veramente fantastici e degli sconti fantastici, e a maggior ragione cioè in un momento storico come questo, trovare qualcosa di valido a un prezzo molto competitivo secondo me è una buona cosa. Questo è il coffret, quindi io direi regaliamolo tutto quello che ci piace, lo trovate qui sotto. Io ringrazio tantissimo LabCare e adesso andiamo a vedere invece le sole del mese. Avevo dimenticato l'illuminante, e cosa facciamo? Non lo mettiamo un po'? Ci vuole, dai. Non so se capita anche a voi, ma capita anche a voi che un make up vi sembri quasi non finito senza illuminante, cioè con la base troppo matta? Non lo so, a me capita. Comunque, mi sono comprata il mini Mary Luminizer, è un viaggio sul viale dei ricordi. Comunque, andiamo avanti. Bocciati. Allora, bocciati questo mese ne ho tanti, veramente tanti. E parto dal primo perché è stato quello più scottante. È una roba che veramente mi ha lasciato, per quanto mi riguarda, senza parole. Ed è il nuovo Terracotta Brush Powder Brush di Guerlain. Io ce l'ho da un po' perché l'ho comprato su Notino appena uscito. Ho quasi tutti i pennelli di Guerlain usciti in precedenza, mi sono sempre piaciuti moltissimo, nonostante abbiano un price point elevato, ma è un marchio luxury. Questo esteticamente dalle foto era bellissimo, bellissimo il legno, bellissimo il design, ma io ve lo giuro, io ho una setola così scadente, così che punge, così di plastica, non l'avevo mai sentita in vita mia, se non nei pennelli di Shein cinesi. Ve lo giuro, è una vergogna per quanto mi riguarda. Punge come il pennello da barba da uomo, cioè i miei pennelli, ma voi dovete sentirlo, pizzica, è proprio, voi sentite, è anche mal tagliato, guardate, non so se vedete gli spuncioni, è proprio ruvido, non è un pennello morbido, non è setoso, guardate la setola, com'è plasticosa e luce riflettente.
Io mi chiedo come si possa, una maison di questa portata, come possa uscire con una roba del genere. E se penso che ho speso più di 50 euro, ho una rabbia addosso che non vi dico. Perché per me questo è vergognoso, personalmente. Hanno fatto tanti pennelli, i loro pennelli terracotta fantastici, sempre sintetici, ma cosa c'entra? Si possono fare oggi ottimi pennelli sintetici. Guardate quelli di Nabla, guardate quelli di Smashbox, giusto per dire, per me che mi vengono in mente. È una roba, io non ho parole. Andiamo avanti. Dunque, devo bocciare un prodotto, più di uno in realtà, ma ok. Dunque, da quale vado? Da questo. Questo lo boccio perché l'idea è top, ma non funziona. Ah, sarà fallato il mio, ma doveva essere un bel massaggiatore occhi con il quarzo rosa e la vibrazione. Io ho messo le pile richieste, ho fatto tutte le prove del caso, ma non funziona, semplicemente. E quando l'ho detto in una live notturna, altre due ragazze mi hanno detto: ma sai che anche a me è capitata la stessa cosa? Quindi ho il dubbio che ci siano diversi prodotti difettati. È di Revolution, peccato. Poi, da che parte andiamo? Ok, questo è un boccetto drammatico. Dragon Beauty, marchio che fa una delle mie cipre preferite in assoluto. Ottime le matite labbra, ce lo so anche in questo momento, il colore 1, bellissima. Ma questo prodotto è, non lo so, cioè non so neanche come... Ma sta lunghezza di capelli, io non esco, mi sa che alla fine li taglio, raga, ve lo giuro. Si alzano tutte le punte, li odio. Comunque, vabbè, torniamo a noi. Guardate, guardate, io li odio. Come posso fare? È la lunghezza, vabbè, comunque. Stavo dicendo, è colla spessa, troppo verde, troppo spessa, è incopribile anche col fondo eye coverage. E quello per le occhiaie ha la stessa texture, ma è leggermente più fluido e poi ne metti talmente poco in una zona così piccola che con un correttore coprente lo copro. Ma questo mappato sui rossori è incopribile. Peccato, proprio per me è bocciata la texture e la quantità di pigmento all'interno. Andiamo avanti e boccio questo. Questo pennello per me costa troppo per quello che è. È il Luxe Performance di Bare Minerals e ha la forma di uno dei miei pennelli preferiti. Dove l'ho messo? Vabbè, comunque, quello di Handmade che mi vedete usare sempre. Io amo i pennelli da fondo con questo taglio bisottè larghi, trovo che siano una bellissima stesura pre-base prima della blender, ma questo è talmente denso che non riesce a sfumare il fondotinta, ha le setole troppo corte e troppo dense, per cui l'applicazione la trovo bruttina, e per un pennello da 30 euro... per me no, ma mai ai livelli di questo, eh. Cioè questo proprio siamo una roba che non posso, cioè non lo posso psicologicamente e personalmente accettare. Ok, andiamo avanti. Poi devo bocciare una nuova uscita di Pupa. Pupa è uscita con la collezione estiva. Io ho preso l'acqua spray al cocco che mi piace molto, il gel abbronzante che in estate userò, ma il blush and bronze a me non è piaciuto niente. Colore 001, bellissimo il colore, bellissima l'idea, tuttavia abbiamo la parte del bronzer che è carina ma molto arancione e non molto pigmentata. La parte del blush è rosa piggy, duochrome con patina dorata e tanti micro glitterini dorati. Proprio a me non è piaciuta, non mi è piaciuto il colore, non mi è piaciuta la texture. Non è un prodotto da buttare, si può usare assolutamente, però non mi ha insomma colpita come il resto della collezione. Poi devo a malincuore bocciare questo. Questo è il Milani Supercharge ed è uno dei nuovi Cheek Plus Lip Multistick nel colore Electric Bronze. Era uscito il bronzer, l'ho voluto provare, tuttavia ha il problema che avevano i blush di questa collezione, cioè sono troppo balm, troppo unti, troppo poco pigmentati, per cui sono come un balsamo in olio, quindi se li metti sul fondotinta, cioè, il fondo si apre come il Mar Rosso, così si divide. Ok? E a pelle nuda ha un effetto unticcio che deve piacere. Tutto sommato io non riesco a usarlo, mi dispiace, però no. Poi, oh che bel video, e devo bocciare questo. Questo è di Miss Glam. Miss Glam è un marchio di cui in Italia non parla nessuno. Io vi ho parlato delle sue palette, per me sono molto belle, con un prezzo molto vantaggioso. Molto bello anche il suo primer, ma questa a me non è piaciuta. È la Sunset Glow Bronzer nella shade Sun Kissed, ma ad oggi c'è solo questa. È troppo scuro per essere un colore universale, troppo arancione, troppo poco pressato. È proprio un prodotto quasi metallizzato, cioè sembra un ombretto, e arancione fino all'inverosimile.
magari ci sono degli incarnati medio olivastri scuri che amano il bronzer con molta perla, che lo possono apprezzare, ma se fai un colore solo, secondo me deve essere più universale. Poi in generale non amo neanche la texture di questo prodotto, avete la percezione che sia proprio talco pressato. Ora non ho guardato l'inci, non ho più la confezione, ma comunque c'è sopra. Ok, mica talco e dimeticone, è esattamente quello che percepisci, molto talcosa, non è il mio genere. Ok, andiamo avanti. Poi devo bocciare a malincuore questo, perché dunque, da inci ha tutte le premesse per essere un buon prodotto. È il di Everyday Human, il Bomb Diggity Wonder Salve. L'ho comprato perché c'è il watermelon. In realtà ho notato, usandolo come balsamo labbra, che dopo qualche giorno avevo le labbra secchissime. Per qualche ragione non riesce ad idratarmi come dovrebbe, ed è quello che deve fare un ballo. E quindi, peccato, perché ripeto, la formula sembra molto promettente. Adesso, al di là che ci fosse il watermelon, lo so, devo smettere di toccarmi i capelli, ma con queste punte non ne esco. Ok, li ignoro, giuro, li metto dentro. Dicevo, vi giuro, cioè, non è idrata. Questo è quanto. Poi, mi sa che vi ho già bocciato questo prodotto, ma ho il dubbio, quindi ve ne riparlo. È il di Philip Kingsley, il Prep Polishing Balm. Perché lo boccio? Perché questo prodotto è un balsamo per i capelli, sai, frizzini. E il problema è che è talmente occlusivo che fa venire la forfra. Cioè, quando ho cercato di, sapete, togliere tutti, vedete, i capelli in crescita, no? E quindi cerchi di appiattirli un pochino sulle lunghezze, eccetera, non riuscivo più a risciacquarlo, non fa venire la forfa, nel senso è il prodotto che si secca, ma non riuscivo neanche a toglierlo con lo shampoo, cioè ha un residuato incredibile. No. Poi devo bocciare questo. Questo è il Baby Face Poreless BB Deep Skin. L'avevo preso per i regali di Natale perché aveva un packaging bellissimo, costava poco. Il problema è che è una matte finish BB cream. Ok, colore unico. E ora vi mostro cos'è. È una pasta arancione asciutta a tal punto che non riesce a stenderla, che è già asciutta. E in fase di asciugatura, guardate, diventa colla ed un brutto sul viso che io non lo so come si possa approvare un prodotto come questo. Mi sfugge e un po' mi perplime. Andiamo avanti. Poi devo bocciare questo e vi spiego il perché. Questa è la nuova collezione di Naio Leari. Io ho preso questo stick, il bronzer e un rossetto. Ora, bronzer molto carino, cotto come piace a me, io adoro le polveri cotte, e avevo detto che non li trovo più. E mi è piaciuto anche il rossetto, ma questo è il prodotto che mi piaceva di più. È l'Everyday Blush, un blush luminoso in stick nel colore 01 Rosa Aurora. Vabbè, non amo i packaging in cartone, ma questo gusto mio. Il problema è che è in queste condizioni. È arrivato completamente staccato e completamente spappolato, ma io mi sono impegnata, ho cercato di rimetterlo dentro, ma è inutilizzabile perché viene fuori questa patina che si stacca a pezzi. Non so se lo... non riuscito a vederlo. È troppo emoliente, cioè vengono giù i pezzi e poi si dilata il pigmento, facendo un effetto dove in alcuni punti rimane il pigmento, in altri no. Ma forse solo questo è il problema. Ogni volta che tu lo utilizzi si stacca un pezzo proprio del prodotto. È come un balm che non è nato per stare in una stick form. Ho contattato il sito dal quale l'ho comprato e gli ho chiesto ovviamente il cambio. Gli ho mandato le foto, era tutto spappolato, tutto uscito, poi ho cercato di ricompattarlo dentro e mi hanno detto che me l'avrebbero cambiato. Ok, ho fatto un altro ordine e mi hanno detto: guarda, glielo inseriamo nel nuovo ordine. È arrivato un nuovo ordine e il prodotto non c'era. Allora riscrivo al sito e mi dice: guardi, stavo aspettando di contattarla perché li abbiamo controllato, ma gli altri che abbiamo hanno tutti lo stesso problema. Quindi mi è andato un credito da spendere sul sito. Mi viene il dubbio sinceramente che abbia un problema di formulazione, perché se erano tutti staccati e spappolati, in più costa tipo qualcosa, l'ho pagato come 17-18 euro. Naio Leari è un marchio che fa alcune cose molto valide. Io anni fa, non so se ve lo ricordate, all'inizio del canale vi parlavo tantissimo di Naio Leari e poi hanno fatto un rebrand completo. Alcune cose, adoro i loro rossetti e le loro matite labbra nuove, dico, fantastiche. Non si è comportato benissimo con me il brand, ma questo non ha niente a che vedere, come vedete continuo ad acquistarli. E praticamente è successo che ho comprato il calendario dell'avvento, come sapete era stata un'apertura tragicomica, c'era roba rotta, gli unici full size erano rotti, ok. Però loro gentilmente mi hanno contattato dicendomi: guardi, le rimandiamo volentieri un nuovo calendario,
ci dispiace, ma non come influencer, come cliente. Io ho detto: guarda, grazie, che gentili, no? Così mi ha detto: contatti questa mail e la facciamo mandare. Ho contattato la mail diretta dell'azienda, quindi non più i social, ma l'azienda. E l'azienda mi ha chiesto addirittura le foto dei prodotti rotti per rimandarmi quelli. Allora che io le dico: guardi che mi avete gentilmente, siete gentilmente offerti di rimandarmi il calendario, e loro hanno fatto finta di non averlo mai detto o di non saperlo. Allora gli dico: guardi, e lui mi ha detto: le rimandiamo il prodotto rotto. Io dico: guardi che no, sono due i prodotti rotti. Ah no, a me non è stato detto che erano due, detto, sai cosa c'è, non mi rimandi l'uno nell'altro, c'è a posto così. E non ho più risposto alla mail perché non sono figlia di due prodotti. Però non l'ho trovata una gran mossa, sinceramente. Vabbè, comunque, capita a tutti i clienti di avere un livello magari di insoddisfazione con un customer service. E tuttavia avevo lodato ampiamente il team social perché erano stati così corretti e non mi veniva un nuovo calendario. Quello che è successo dopo. Ok, andiamo avanti. Poi, comunque la nuova terra è molto buona, l'ho già detto, lo stick no, ma questo è un altro discorso. Comunque, insomma, vi ho raccontato un piccolo aneddoto. Ok, andiamo avanti. Poi... devo bocciare tristemente una palette di Ofra. Ofra è un marchio, secondo me, molto molto valido, fa delle cose bellissime, soprattutto gli illuminanti e i blush, secondo me sono il loro core business. Anche il loro primer mi piace molto, quello azzurro. Tuttavia gli ombretti sono un po' hit and miss. A volte fanno delle palette carinissime, come nella mini mix di quest'estate di cui vi avevo parlato, a me è piaciuta molto. E questa invece è una collaborazione con Samantha March. La precedente collaborazione era con un blush doppio e un bronzer doppio che mi hanno piaciuti. E la palette, questa qua, Life's Draft, a me non è piaciuta. O meglio, come sempre, segmento viso molto bello, il blush satinato bellissimo, mauve molto freddo, l'illuminante stupendo, il bronzer un po' caldo ma bello, ma la parte degli ombretti è veramente fiappa, spenta, niente per questo price point. I metallici, cioè, una patina leggera di colore, molto molto polverosi, ma quel polveroso come un pigmento che non è troppo pressato e quindi fa puff, ok, quel genere di lì, cioè, ma vi serve un punto luce, è invisibile. I matte carini ma molto secchi, quindi sfumatura disomogenea, cioè nel complesso per me non vale assolutamente la pena questa palette. L'ho tenuta perché uso volentieri la parte viso, se no non l'avrei tenuta, ve lo dico sinceramente, perché gli ombretti. Andiamo avanti. Poi, e un altro bocciato, ahimè, questo non è proprio un flop, però è sicuramente meno qualitativo rispetto alle aspettative che avevo settato e secondo me meno qualitativo rispetto al price point di vendita. Sto parlando delle nuove mini palette di Chiara Ferragni. Questa, io ho preso la Paris e la Milano. Qual è il problema? Queste palette per me valgono la pena per la loro metà. Mi spiego meglio. La cosa che è diversa di queste mini palette rispetto alla grande è queste shade glitter, no? Che secondo me dalle foto promettevano molto bene. In realtà, allora, sono ruvide con un glitter troppo grande per andare in una formula così micronizzata, per cui il glitter non si fonde col pigmento, ma rimangono pezzi di glitter giganti slegati dall'ombretto che nella giornata cascano tutti quanti. E non so se lo notate, se cerchi di sfumare l'ombretto, l'ombretto sparisce e guardate, ve lo mostro, e rimangono glitter giganti. È un glitter veramente mal formulato. I metallici, i satinati non mi piacciono, invece i metallici nella palette, quelli che hanno una texture quasi in crema, sono carini. In Milano, che è quella rosata, c'è Brera, che anche se è molto spezzettoso, è comunque, ha una bella luminosità, e nell'altra c'è Montmartre, che sembra quasi in crema ed è l'ombretto più bello per me di tutte queste due palette. Molto bello, un bel punto luce, però insomma è un punto luce. E i satinati, quello rosa qua è praticamente... dov'è il pigmento.com? Non c'è. Nell'altra si chiama Le Marais ed è anche qua praticamente completamente invisibile. Nelle palette sono belli matte, i matte li riconosco, guardate, c'è un bellissimo mauve molto pigmentato, un bellissimo rosa, cioè i matte sono belli, però per 35 euro per una mini palette, 3 ombretti su 6, per me non vale la pena, tutto qua. E non sono dei flop assoluti, perché ripeto, 3 ombretti su 6 funzionano, ma in generale secondo me non hanno, cioè,
non è giustificabile il price point. Se penso ad esempio a Nabla, per farvi un esempio di ombretti tutti top a un price point paragonabile, molto più basso in realtà se pensiamo alle piccole. Ok, andiamo avanti. Poi, era da tantissimo tempo che non bocciavo un prodotto Dior. Dior è uno dei miei marchi preferiti, lo sapete, e il Lip Maximizer è uno dei miei prodotti preferiti, sia così che il Lip Glowing Stick. È uscito però un nuovo colore che è il Bronze 029 e per la prima volta nella storia compro Lip Maximizer da anni e fa la pappetta. È meno fluido, meno smooth degli altri. Non so cosa sia cambiato, forse la perla che hanno usato, non lo so, ma è bellissimo, solo che sulle labbra mi fa la pappetta col filamento, cosa che non era mai successo con nessun Lip Maximizer prima. Quindi non boccio in la categoria prodotto, ma solo questo colore, perché con gli altri non ho mai avuto questo problema. Poi mi scuso tantissimo con loro perché sono un'azienda fantastica e un team fantastico e li sostengo tantissimo e lo sapete. Tuttavia la nuova uscita di Astra, bellissima la pochette, ma i nuovi ombretti mono non li ho trovati qualitativamente paritetici a quelli nelle palette. So benissimo che sono low cost, però ad esempio questo è il numero 6, tutti quelli che dovrebbero essere metallici hanno una satinatura molto spenta, mancano completamente di perla, sono carini, cioè la parola giusta è, forse non dovrebbero neanche essere nei flop, ma sono carini, molto polverosi, troppo secchi per i miei gusti come formula. Carini, ecco, secondo me Astra sa fare molto molto più di questo. E quindi ecco, non dico che siano balordi, ma questo è il 3. Non dico che siano balordi, ma oggi anche nel low cost c'è tanta roba valida. Astra fa alcuni dei prodotti low cost migliori che io conosco, cioè il Transformist Foundation è da paura, il loro mascara rosso, cioè da paura, fanno prodotti veramente molto molto validi, il loro correttore fluido della linea natural, meraviglioso, cioè fanno alcuni prodotti straordinari. Questi li ho trovati, diciamo, sottodimensionati rispetto alla qualità che so che Astra ha. Non so se mi sono spiegata. Ok, andiamo avanti. Poi, questa è una bocciatura del tutto personale, quindi non è un vero bocciato, ma è un bocciato per Giulia Cove e per i suoi gusti. Dovete sapere che io, Atelier Cologne, è un marchio che mi piace molto, nonostante il loro focus siano gli agrumi, e io non sono una super amante dei profumi agrumati, ma loro li lavorano in un modo che li rendono fighissimi, veramente fighissimi. Ok, basta. La devo smettere di distrarmi con i capelli. Quindi sapete cosa faccio? Ve lo dico subito cosa faccio. Ecco cosa faccio. Voilà. Finite le distrazioni. Si spera. Finite le distrazioni. Che dite? Così almeno arriviamo in fondo al video. Vi devo tagliare questi capelli, raga. Comunque, stavo dicendo. Atelier Cologne fa dei profumi buonissimi. Veramente buonissimi. Quindi quando è uscito il nuovo l'ho comprato subito. E si chiama Bohemian Orange Blossom. Meno male che ho preso il piccolo, perché su di me questo profumo è orrendo, ripeto, bocciatura del tutto personale, ma su di me è agghiacciante. Che me lo sono spruzzato, babba mia! Sapete, allora pensate al bergamotto unito a un pompelmo rancido, molto rancido, ok? Babba mia, butta fuori questa punta di menta amara che si mischia a un pompelmo rancido. Babba mia! No, non riesco. E pensai che adoro loro, lo so, il pomelo, il clementine, vanilla incense è fantastico, il Santa Carmen fantastico, questo non fantastico su di me. Anche Olang infine buonissimo, ma questo non mi piace. Su di me proprio... Assistant? Dimmi com'è secondo te, Annusa? Non ce l'arrivo. Non ce l'arrivo, senti un po'. Vabbè, niente, non ce l'arrivo. Volevo un paio di assistante perché è veramente... No. Ok, andiamo. Poi, devo bocciare un prodotto di un altro marchio che mi piace molto, che è il La Masca. Tuttavia, la loro Eye Crayon matita occhi nel colore Velvet praticamente è un viola blu spento ceroso e cioè
Cioè, per questo price point, secondo me si può fare di più. Un colore più vibrante, più intenso, più persistente, meno ceroso, eccetera, eccetera. E l'ultimo bocciato di oggi è un paio di orecchini. Ebbene sì, ma mi devo sfogare con voi, quindi bocciati. Allora, dovete sapere che il marchio si chiama, ora ve lo dico perché ne abbiamo già parlato, ma me lo scordo sempre, Lieveskind Berlin, ok? E ve ne ho già parlato perché fanno ad esempio i miei cerchi tagliati a metà, che sono tra gli orecchini che io porto di più, quelli dorati. Appena ho visto questi orecchini li ho comprati subito perché mi piaceva l'idea di abbinare l'argento con il rose gold, e li trovo molto facili, molto semplici, molto belli e danno molta luce, ma sono molto mal fatti. Questi orecchini costano qualcosa come tipo 59 euro, e hanno sbagliato i ganci. Lì si staccano, non stanno attaccati all'orecchio. Ho provato a spingere, perché poi dopo 10 minuti sono per terra. Ogni volta che li metto rimangono attaccati ai vestiti, o li trovo per terra o li perdo. Non c'è modo di non farli cascare. E voi mi direte, mettici un pirulino. Non ho un pirulino che ci vada bene. E poi se un orecchino lo devo modificare per farlo stare su, ovvio che cercherò un modo di farli funzionare. Ma per 60 euro mi metti, cioè, non li provate che stiano sull'orecchio? Ma non lo so. Bene, questi sono tutti i nostri bocciati di oggi, e ne vorrei aggiungere uno. Vorrei bocciare i miei capelli. Questa lunghezza la sto odiando con tutta me stessa. Non riesco a gestirla. Sì, fanno tutte queste cose qua, io divento matta, aiutatemi. Chiunque di voi ha passato questa lunghezza, datemi dei consigli. Voi come fate a sopportare? L'altra volta vi ho detto cosa faccio, taglio, e molti mi hanno detto no, Giulia, non tagliare. Però ogni volta che vado dal parrucchiere mi dice, Giulia, tranquilla, tra un mese non lo faranno più. Il mese dopo, ancora un mesetto e vedrai che non te lo fanno più. E quindi ho capito che non vuole che io tagli i capelli. Speriamo passi presto. Comunque, adesso tocca a voi. Giù nei commenti voglio sapere i vostri bocciati del mese. Forza, scatenatevi, condividete con me. Babba mia questa cosa. Veramente, ma poche volte nella vita un profumo mi è stato così male. Su di me tira fuori proprio questa menta amara e questo rancido che... Babba mia. Beh. Comunque, voglio sapere i vostri. Se il video vi è piaciuto e se volete continuare a vedere i bocciati, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale, anche perché ho già girato un sacco di video, adesso girano anche i top del mese, questo mese i top, chef kiss. Vi auguro una splendida giornata, un bacione!